Buonasera a tutti, a nome di Piano Infinito e questa sera credo anche a nome della famiglia Carraro, che ha voluto con noi chiaramente riproporre questo spettacolo che per qualcuno, per quasi tutti voi è una novità. Noi l'abbiamo già presentato l'anno scorso e siamo stati talmente contenti da ritenere importante riproporlo in perché qualcun altro possa godere di questa bella esperienza culturale e storica anche in qualche modo. Per noi di Piano Infinito è un bel esempio, riteniamo che sia un bel esempio di rigenerazione urbana, nel senso che racconta di un capannone dove noi viviamo che ha vissuto una storia simile a molti altri, ma a un certo punto ha preso una strada anomala. Anziché essere abbattuto e diventare uno scheletro, o diventare un supermercato o qualsiasi altra cosa che vogliate, che è abbastanza diffusa in questo periodo, è diventata una delle sedi, forse la sede principale sul piano della proposta culturale e anche politica, della cooperativa Piano Infinito, che mi onoro di rappresentare questa sera. Quindi dopo il periodo appunto che racconteremo stasera della produzione, la cooperativa Piano Infinito è riuscita a costruire in questo posto uno spazio di aggregazione, uno spazio di cura, uno spazio di promozione culturale appunto. E prima appunto di iniziare presentandovi più o meno la scaletta della serata, è doveroso ringraziare la sala San Pietro con i volontari Paolo, Davide, che questa sera Sebastiano, che questa sera sono qui a darci una mano, insomma, tenendo aperto, e l'amministrazione comunale che ci dà il patrocinio, e tutti i volontari, tutte le persone che sempre ci danno una mano quando facciamo questo tipo di attività. E Pino Costalunga, Sabrina, Simone, che ci onorano per la seconda volta della loro qualità di attori, cantanti e musicisti. E dicevo della scaletta, cominceremo con una piccola, per noi una sorpresa, nel senso che è una cosa che offriamo molto volentieri a voi che siete qui per noi, è un piccolo spettacolo composto da due scene iniziali, e dopodiché ci sarà appunto il monologo del capannone, e riprenderemo con altre due scene, per scena intendo due momenti, due piccoli spettacoli appunto legati a non ho detto di cosa, due piccole scene preparate, costruite all'interno della nostra cooperativa, nei laboratori di danza creativa espressiva, e con la nostra esperta che si chiama Cati e altre colleghe della cooperativa che la supportano. Quindi vedrete una cosa un po' particolare, molto toccante. Dicevo, finito il monologo ci saranno anche altre due scene, una proiettata e l'altra invece rappresentata dal vivo. E finiremo, vi anticipo perché magari dopo pensate di andare via, ma sarà un bis musicale, tanto per finire ancora con un po' di in maniera piacevole e salutarci ad un'altra occasione. Quindi penso di non aver dimenticato nulla delle cose formali, spero almeno così. e quindi la smetto qua. Buona serata.
behind the skin and the muscles. And enjoy.
1963. Un maggio pieno di sole e di speranze. L'armatura è tolta ed eccolo lì l'edificio, pronto a nuove imprese, nuove sfide, ha una storia tutta ancora da scrivere. Quel luogo Mario lo aveva voluto con tutte le forze, desiderato, immaginato. Quella casa l'aveva sognata per racchiudervi i suoi sogni, per costruire una favola inseguita da tanto tempo. Ma le favole, si sa, sono piene di tranelli, di pericoli. E la favola di Mario si arresta solo un anno dopo. Lui se ne va, in un freddo giorno di febbraio del 64. Se ne va per sempre. Ma non il suo sogno. Un sogno non può mai finire così. E le favole non possono mai avere una fine tragica. E così la favola di Mario continua in quell'edificio che tuttora in quella casa, in via Mascagni numero 5. Via Mascagni? Allora era via Selva. E li vedo gli occhi di Mario. Brillavano in quel chiaro giorno di maggio del 63, quando l'armatura dell'edificio in via Selva fu tolta e i muri si mostrarono con tutta la loro forza. C'era la tenacia di Mario in quei muri, la materia leggera dei suoi sogni. Sogni diventati casa per altri sogni ancora, sogni diventati realtà. Lì vedo gli occhi di Mario. Via Selva, pensava, mentre i ponteggi cadevano. Via Selva. E poi li chiuse gli occhi. Li chiuse ritornando a tanti anni prima, a un'altra selva, a un bosco forse, semplicemente a un albero. L'albero della sua infanzia, alto, bello, forte, vicino a un ruscello e alla sua povera dimora di bambino, a Longara. Mario bambino. Ogni momento era buono allora per scappare, andare a giocare sulla sponda del Bisato. Otto fratelli, troppi in una casa di poche stanze. E spesso Mario sentiva il bisogno di stare da solo per un po', lontano dal trambusto dei lavori domestici, dalle chiacchiere, dai giochi. Longara era allora campagna, ultima propaggine della campagna veneta verso la città. Longara, nelle lunghe sere d'inverno, nel cielo, nel caldo animale della stalla, quando si faceva filò incontra, il nonno raccontava mille storie di esseri che abitavano quella campagna, esseri magici, dispettosi, di orchi, strie malvagie, bellissime, pericolose anguane. Cerca di essere gentile con loro, della sala in pace, e loro saranno buoni con te, perché se ti tratti male, allora i sei guai, i gelori, i paroni dei campi, degli albari, dei siese, i galà la sua casa. E c'era sempre un salbaneo in quelle storie, che un giorno era volato sulla luna. E chi sei il salbaneo? Chiedeva allora a Mario, curioso. Come? Non te lo sei? Rispondeva il nonno. E se quello metto che tira brutti scherzi e bestie intressando che la coa, no? O è tose de notte, tanto che ne dorme incatagliando i cavei. Oh, guarda, se te capiti ne a pecca del salvaneo, atterisci de perderte e de non trovare la strada per tornare in drio finché non spunta il sole e il gaio canta. E Mario subito non ci credeva e contestava spesso quelle storie. Ma vai, ah no, no, le sei tutte bae. Ma il nonno, serio e anche un po' arrabbiato, le si faceva vicino con il piglio severo e la voce bassa gli sussurrava in un orecchio. Ciò, brutto scansà, che discorsi sei a non credere a tuo nonno, ah? Eh? Guarda là in te la luna, cosa vedi tu? Un cerchio tondo, perché? Un cerchio tondo, va bene, e dopo? Beh, delle macce. E allora il nonno, con il dito puntato sulla bella luna piena che si intravedeva splendere attraverso il vetro freddo e sporco della finestrella della stalla, bisbigliava. E vedi tu che sei una macia più grande da quell'altra parte sulla luna, eh? Eh sì,
e a vedo. E sai tu cosa che sei qui a macia? Mario faceva di no con la testa, trattenendo il respiro. Allora il nonno, con gli occhi pieni di meraviglia, diceva: la sei la fassina del Salbaneo e la capodà sulla luna dopo essere che arrivà. Siccome già era stufo di portarla in spaia, la gappo salive e la gala salive. No, tutte bae un corno. Mario sorrideva, sollevato e felice di quella risposta, di quell'affetto. Ma aveva una domanda da fare ancora, sempre quella. Cioè, ma come che ho fatto, nonno e Salbaneo, arrivare fin lassù, a volare? Le andasse ora al tetto più alto della casa, più alta del paese, e il gà ciappà la fascina e la gà impirà su un paio lungo lungo, il più lungo che il gà trova, poi con quel paio e il gà alza alta la fascina, così alta che se arriva vicino alla luna, così vicino che quell'astro e se gà tira sulla fascina, e così se gà tira su anche il Salbaneo che già era attaccato al paio e se vuoi anche la luna su, no, con la fascina. E allora Mario chiudeva gli occhi e immaginava di volare anche lui. Volare lassù nel cielo verso la luna. Sognava di volare, Mario. Via selva. E ritornò a quell'altra selva, a quell'albero della sua infanzia, alto, forte, vicino al bisato, dove si arrampicava sempre. E quando era lassù, Mario cercava il ramo più alto, più grosso, dove poter stare in piedi, sicuro, senza bisogno di tenersi, aggrapparsi con le mani, poi allargava le braccia, pronto a spiccare il volo. Mario non aveva paura, anche se il ramo era altissimo, sotto c'erano i marelli di fieno, l'erba era appena stata tagliata, messa a seccare, raccolta in mucchi di fieno profumato. Uno era proprio lì, non lontano dall'albero, proprio lì sotto. Poteva fargli da riparo, da cuscino, se non fosse riuscito a spiccare il volo, se fosse caduto. Ecco, Mario allarga le braccia, chiude gli occhi, è pronto. Non è facile volare come gli uccelli o come il Salbaneo. Ma Mario salta, ogni giorno più lontano, ogni giorno si libra in aria. Sta sospeso lassù nel vento, sempre un po' di più. Prima o poi volerò, prima o poi volerò, pensa Mario. Ecco, Mario sta per spiccare il volo dal ramo più alto dell'albero. Questa volta Mario prova a volare, volare davvero. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto del sole e ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Alte, Alte Ceccato. Nelle mappe, nelle carte antiche, il nome di Alte non c'è, eh? C'è il nome di alcune contravicine, quelle sì, come Selva, segno della presenza di un bosco, di una selva, appunto, Contrà della Battaglia, ricordo forse di passati fatti di guerra, di battaglie storiche, Calesella. Il nome di Alte non c'è,
Ma il viaggiatore sa benissimo dov'è. Là, 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 sul Crosaron, dov'è che sei l'osteria da Piero, ti dicono tutti se chiedi. Il Crosaron, punto di incrocio dalla statale che da Verona porta a Vicenza con le strade provinciali per Lonigo e Valdagno. L'osteria da Piero al Crosaron è una sosta obbligata per i carrettieri che dalla campagna di Brendola, Lonigo e più in là di Noventa o di tutto il Basso Vicentino si dirigono verso la città per vendere i loro prodotti. L'osteria di Piero, ci si ferma a mangiare, a bere un gotto di vin. E quando si va in città per la fiera dei Otto si mette la bicicletta in stallo in custodia proprio lì da Piero e poi si va a Vicenza col trenino. Luogo di incontri, l'osteria di Piero, e di chiacchiere. In quel maggio del 1963 Mario è appena passato all'osteria a pagare il conto del vino. I murari ne usano quantità ragguardevoli durante il duro lavoro e tocca al paron poi pagare il conto. Per fabbricare il capannò i murari hanno usato più vino che acqua, dice Mario, sorridendo felice, mostrando al suo collaboratore romano il foglietto dei conti del vino, mentre i muri di solito cemento armato si mostrano nuovi al suo sguardo felice e soddisfatto. E per niente ubriachi i muri, Mario si guarda attorno. Ci sono già molti cantieri lì vicino, edifici nuovi in costruzione, muri che si alzano e parlano. E raccontano di sogni e storie, tutte differenti o forse tutte uguali. L'attività freme ad alte. Stanno arrivando in molti in cerca di lavoro da Montecchio, anche contadini dalle campagne vicine, da Brendola, o anche da più lontano, da Arzignano o più in là. Vogliono fare gli operai, lavorare in fabbrica. Vogliono scrollarsi via di dosso una volta per tutte la miseria, dare un futuro sicuro ai propri figli. I campi non danno da mangiare, o se lo fanno con molta difficoltà, sminuzzati come sono stati tra le due guerre e soprattutto dopo il secondo conflitto mondiale, in tante piccole proprietà. Basta, 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 la se finia quei campi, demo in fabbrica, la vita se sicura. Anche i muri dell'osteria da Piero possono raccontare tante storie. E Mario li ha sentiti spesso parlare, quando andava puntualmente a pagare i conti del vino. Ha sentito le parole, visto uscire da essi i fantasmi di un passato non molto remoto. Gli hanno raccontato una storia di qualche anno prima, di quando tutto è cominciato lì, ad Alte, ed è diventata Alte Ceccato. Un bel giorno dell'aprile del 36. Eccolo che arriva in osteria, lui, il fitavolo dei Biasin, Spasemà, come non si era mai visto prima. Chi stava giocando a carte lascia di fare il tiro, i giocatori di bocce abbandonano il campo, lo vengono a sentire. Tutti vogliono sapere com'è andata a finire una storia di cui tutti sanno già tutto e non solo in paese, ma non sanno com'è andata a finire. Parla, gli dicono curiosi, parla Beppi. Allora cosa nasce? Cosa che sei di nuovo? Beppi è il fiatone, dopo un po' si calma e racconta. Savi che il mio paron Biasin e se via distante, no? E se in Africa. Savide ha risposto alla mia lettera di qualche tempo fa. Sì, 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 dice un altro impaziente. Lo sapevo, te non è che sa contare, va avanti. Ma Beppi, abituato ai lunghi racconti del filò, non si lascia frenare, racconta tutto di nuovo, anche quello che tutti già sanno. Che gusto c'è se no? Il dottor Ceccato, il fiore del farmacista, e il gadito che il vuoi è un tocco de terra. La semiga mia qui a terra, che ho risposto mi. Mi son solo il fitavo, e o no? Dovi domandarghe a Biasin, al me parò. E dove è lo Biasin, dice Ceccato. È in guerra? Rispondomi. È in Africa? Se vuoi che scrivo. Bravo Beppi, scriva che fa allora Ceccato. Dica anche che mi serve 10.000 metri quadri per costruire una fabbrica. 10.000 metri quadri? Per la fabbrica? Fassomi. Una fabbrica? Dice Ceccato. Te vedrai come diventerà grande e sior sto paese. La sarà la prima fabbrica qua a Selva, ma di sicuro non la sarà l'ultima, che arriverà anche delle altre. Vabbè, se si tratta di una fabbrica, di un'industria per favorire il paese, sono pronto a darmi da fare per convincere il mio parò a cedervi quel tocco di terra.
bravo, bravo, proprio così. Voglio fare gli interessi de sto paese, mi... Cioè, che ho scritto una lettera al mio paron Biasin, visto che non è qua, ma lei in Africa, trio far la guerra. Cioè, non mi ha risposto che se c'era per una causa del genere, che la cave andesse pure quel tocco di terra, e il mega raccomandà anche de far che ben al dottor Ceccato, e che pare un buon uomo, e che se per una causa buona e giusta, e che se per il futuro del paese. Ah! E se un matto, un strabo Ceccato, disse allora uno che aveva deciso di tornare alle bocce. Ho sentito che vuoi fare un volta pagine automatico dentro a quella fabbrica. Ma che pensavo, eh? Un volta pagine automatico? Ma che razza di mestiere sei? Una porcaria, buona sua paesiori, poi perdi tempo, una monada sacrosanta, sì. Ma non sei mia buoni a voltarsi le pagine da soi, quei che perde tempo a leggere i libri invece di lavorare. No. E ha bisogno del volta pagine automatico de Ceccato, e ha bisogno. Poco quanti sei che sei buoni di leggere un libro qua in paese, eh? Mi sa che sei buono solo che un matto sei, un strambo, e il volta pagine automatico lo vuoi fare. Meglio che torna a sugare le bocce, che le bocce sì, c'è un mestiero da uomini con la testa. I muri dell'osteria da Piero parlano di un luogo in fermento, di un posto che diventerà un paese, di un paese che sarà Alte, Alte Ceccato, appunto. Ceccato apre la strada, ma poi il paese parte, grazie a tanti altri come lui, parte alla velocità della luce, alla velocità del grande nuvolari che dall'osteria di Piero ci è proprio passato per davvero, con le miglia e miglia, come per dire: ecco, con me comincia il futuro, con me comincia la corsa pazza, eccolo che arriva. E chi sei, ciò? Ma come, chi che sei? E se Tazio Nuvolari, guarda come che il cuore è forte, tento a non correre massa forte, che il pericolo occorre più forte ancora. Ma Nuvolari è un campione, e se Nuvolari, viva Nuvolari, viva Nuvolari! Nuvolari è basso di statura, Nuvolari al di sotto del normale, Nuvolari ha 50 kg d'ossa, Nuvolari ha un corpo eccezionale, Nuvolari ha le mani come artigli, Nuvolari è un talismano contro i mali, il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. Scivirivirà, 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 scivirivirà. Quando passa Nuvolari, quando corre Nuvolari mette paura perché il motore è feroce mentre taglia ruggendo la pianura. Gli alberi della strada strisciano sulla piana, sui muri cacci di via. Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.
quando corre nuvolare. Quando passa nuvolare, la gente aspetta il suo arrivo per ore ed ore. E finalmente, quando sente il rumore, salta in piedi e lo saluta con la mano. Gli grida parole d'amore e lo guarda scomparire come guarda un soldato a cavallo, a cavallo nel cielo di aprile. Nuvolari è bruno di colore, nuvolari è la maschera tagliente. Nuvolari ha la bocca sempre chiusa di morire, non gli importa niente. Corre se piove, corre dentro il sole, 3x3 per lui fa sempre 7. Con la ferossa fa quello che vuole dentro il fuoco di 1000 saette. Shibiribira, 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 shibiribira. In gara Verona è davanti a Corvino con un tempo d'inferno, acqua grande in avvento, pericolo di uscire di strada ad ogni giro un inferno, ma spanda strisce schiacciato, lo raccolgono quasi spacciato. Nuvolari rinasce come il ramarro, batte varsi e campare, porzacchini e fagioli, grilli peri e ascari. Bambino. Quella notte non aveva dormito. Eccitazione e paura si confondono e il sonno non arriva. Nel suo povero letto si volta, si rivolta, non trova pace. Il giorno successivo avrebbe cominciato a lavorare. E non in campagna, come suo nonno, suo padre e tutti quelli della sua famiglia prima di lui. Avrebbe lasciato i campi, gli animali e sarebbe andato all'elettromeccanica Ficcadori di Ponte Pusterla a Vicenza, in città, a fabbricare i motori. I motori, a me mi piace i motori, quei sì che mi piace a me vederle girare, capire cosa che sei che li fa andare avanti, gli ingranaggi, le cinghie, le valvole, le molle, i ganci, l'elettricità, la forza, le macchine. E magari un giorno poter volare come una di quelle macchine, con l'aeroplano forse, un aeroplano tutto mio, volare, volare, volare in alto fin sulla luna. Mi piace, mi piace. Mario cerca di addormentarsi, ma non ci riesce. Eccitazione per quello che lo aspetta. Paura
del nuovo che lo aspetta. Qualcuno è lì con lui, steso sul letto, lì vicino. Mario ha paura perché sa che quello non è suo fratello. A quell'ora è ancora in stalla a far filò suo fratello. E subito una voce. Non aver paura, Mario. Son me? Chi? Sol Salbaneo? Ma non ti si andà sulla luna? A son scappà. Sulla luna non andà. Perché nessuno mi voleva più vedere qua sulla terra. Ma adesso ti si qua sul meletto però, eh? Sì, sono venuto a dirti una roba, al manco ti. De non dismentegarte mai de me e del me albaro. Qua è un albaro. Quello del canal Bisato. Quello che te rampichi su ogni giorno e te butti sovoeando. A quello, quell'albero non me lo dismentegherò mai. A che tegno, eh? A te lo dico a ti, perché se non te che pensi ti, se non te che tendi ti, prima o dopo qualchedun lo taglia e lo butta so. Ti non sta aver paura, eh? Finché io sono qua a me, nessuno lo butterà so. Guarda, domani appena tornata a città, andrò a controllare. Domani, Mario. Domani te tornerai dal lavoro che sarà già scuro, massa scuro per andare al Bisato. Ma ora se non posso domani, tornerò dopodomani. Dopodomani te fermerai in fabbrica fin tardi per capire di più come che si è fatti i motori. E insomma, se non sarà dopodomani un altro giorno del lavoro, sarà una domenica, no? Un giorno che non andrò in fabbrica. Cioè, la domenica te scommesserai a pensare ad altre robe o semplicemente te sarai stufo. E un po' quella volta te dismentegherai dell'albero e de me. De ti? Sì. Perché sotto quell'albero, scavà in te la terra, fra le raise, che sei la mia casa. Dove un giorno tornerò quando che sarò stufo di star lassù sulla luna, Sotto a ogni albero, dentro a ogni chiesa, sconto in ogni angolo della campagna, che sei la casa di un Salbaneo. Di qualche essere magico come me. Se te lasci che taglia gli alberi, le siese, sparisse tutta la campagna, sparisse un poco alla volta tutti i Salbanei di questo mondo. E l'uomo si dismentegherà così da dove che viene, che la sua casa si è fatta di terra, che la si è terra, e che lui stesso l'è fatto di quella terra, e che solo quella terra laga dentro sogni. Magia. Non deve scomparire i sogni, neanche la magia. Ricordatelo, Mario, ricordatelo bene. Me lo ricorderò, eh? Me lo ricorderò. Mario se lo ricorderà davvero per sempre quella notte. Non ha capito bene che cosa volesse, cosa intendesse dire Salbaneo. Ma è sicuro, quell'albero sul Bisato, quell'albero su cui lui si arrampica sempre per volare, nessuno lo taglierà. Ma il giorno dopo la paura gli è passata, gli è rimasta solo l'eccitazione, non gli par vero di andare in città, la fabbrica lo aspetta, i motori gli sveleranno presto tutti i loro segreti, e non fa la strada da solo, Le filandiere che vanno al Cotorossi, proprio lì dove comincia la città, fanno la strada con lui. Sono ragazze giovani e come lui hanno deciso di lasciare i campi per andare in fabbrica, in filanda, per arrotondare in casa il magro desinare che spesso dà la terra e per farsi la dote. E come lui, moltissime sono giovani, ancora bambine, e sono felici della loro nuova vita. Per questo cantano, cantano, anche se sanno che ad attenderle ci sono 10-12 ore di lavoro, cantano. Mentre il sole sorge all'orizzonte, la bella va in filanda a lavorare, a guadagnarsi il pane col sudore. L'ho vista ieri sera far l'amore, l'ho vista ieri sera. Va in filanda a lavorare, prepara
guadagnarsi il pane col sudore. L'ho vista ieri sera far l'amore, l'ho vista ieri sera far l'amore. La bala va in filanda a lavorare per guadagnarsi il pane col sudore. L'ho vista ieri sera far l'amore, l'ho vista ieri sera far l'amore. Paga la bicicletta stretta stretta che passa all'ortolan con la caretta. L'ho vista ieri sera, l'ho baciata, l'ho vista ieri sera, l'ho baciata. Paga la bicicletta stretta stretta che passa all'ortolan con la caretta. L'ho vista ieri sera, l'ho baciata, l'ho vista ieri sera, l'ho baciata. Aveva i capelli d'oro fino fino, il labbro di un bel rosso porporino. L'ho vista ieri sera in giardino, l'ho vista ieri sera in giardino. Aveva i capelli d'oro fino fino, il labbro di un bel rosso porporino. L'ho vista ieri sera in giardino, l'ho vista ieri sera far l'amore. Maggio del 1963, l'armatura è tolta ed eccolo lì l'edificio. È stata lunga la strada per arrivare fino a lì, lunga, faticosa, ma Mario non ha mai ceduto. Con la guerra di mezzo, una guerra terribile, la seconda guerra mondiale, pure Mario non ha ceduto. Anzi, Mario anche nell'orrore cerca le opportunità, le vie per un futuro possibile e migliore. La sua passione per i motori lo conduce alla scuola Marconisti della Regia Aeronautica. Le missioni di guerra lo portano in Africa e vola, 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 finalmente vola. Viene abbattuto durante una missione, ma si salva e si mette di nuovo in volo, convinto che per lui volare sia naturale. Come da bambino, no? Quando volavo dall'albero sulle rive del Bisato, che sarà sempre un marello de fei sotto che mi aspetta, volerò sempre, sempre, sempre come un oseo. Si sposa con una ragazza sua coetanea che rivedrà dopo molti anni, dopo la guerra. Vola, 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 continua a volare. È in Francia, quando la guerra sta volgendo alla fine, gli alleati stanno per arginare l'orrore nazifascista. Mario viene deportato. La vita del lager è piena di sofferenze, ma anche di calore umano. E Mario non si arrende. Mario prende tutto quello che gli si presenta davanti, buono o cattivo, come una possibilità. Nel triangolo tra Colonia, Aquisgrana e Düsseldorf, tra le esplosioni, la polvere di ininterrotti bombardamenti, l'operaio della Ficcadori di Vicenza intravede i modi di una produzione, di una potenza industriale che l'offesa aerea sta piegando. E finalmente la terribile guerra termina e l'incubo del nazifascismo si allontana e Mario torna in patria, a casa, e rifiuta la tranquillità di un lavoro all'arsenale perché con un amico ha deciso di intraprendere un'operazione impossibile per la matematica, ma non per lui: ottenere un prodotto positivo quando uno dei fattori è zero. E i soldi sono zero. Ma quello che Mario ha imparato, il suo sudore, la sua intraprendenza, sconfiggono anche le leggi della matematica e nasce la Motori Elettrici Carraro e Cavalieri, la MEC. Ed eccolo lì il frutto del suo lavoro. Ad Alte, dove il dottor Ceccato già aveva aperto la via e chi come lui voleva rischiare un futuro nuovo basato sull'industria. E ad Alte, la nuova sede della MEC, da quel maggio del 63, comincia il lavoro alla grande, in via Selva, ora via Mascagni. Ora Mario può ricominciare a volare, senza stemmi sulle ali, ma per diletto. E soprattutto per lavoro, 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 sempre lavoro, per poter concludere affari in aree sempre più vaste. Mario vola, 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 vola. E il lavoro procede nella fabbrica di via Mascagni ad Alte Ceccato. Gli operai lavorano volentieri. Mario è uno che li sa spronare, li sa invogliare, li sa amare.
Mario ama il suo lavoro e anche i suoi operai. Sotto le arcate della nuova sede di Via Mascagni i rapporti sono sereni e si lavora di buona lena. Il lunedì a mensa si commentano le partite, soprattutto da parte degli operai che sono andati con El Parón allo stadio. Quando qualcuno macella il maiale, porta un salame al Parón. Secondo la tradizione, in fabbrica nascono nuovi rapporti di lavoro, di amicizia. Nei momenti di pausa si ascolta la radio e si canta. D'inverno il sole stanco e letto presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. Cos'è se manchi tu? Mi sento una farfalla che sui fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi son bruciata al fuoco nel tuo grande amore che è spento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. Cos'è se manchi tu? E s'alza il vento, un vento freddo, come le foglie le speranze butta giù. Ma questa vita cos'è se manchi tu? E non m'ami più, ma che freddo fa e manchi tu. Lavorano, 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 non si fermano mai. Ma un giorno succede qualcosa e il lavoro questa volta si ferma. Un giorno che tutti ricorderanno per sempre. È il 27 di febbraio del 1964, solo un anno dall'apertura del capannone di Via Mascagni. Voci strane si rincorrono, rimbalzano di muro in muro quel giorno freddo di febbraio. Nessuno vuole crederci, nessuno può crederci. Un incidente, un terribile incidente. Mario Carraro non c'è più. Stava volando nei pressi di Firenze, il suo aereo è precipitato. Forse colpa della nebbia, forse colpa di una torre di controllo approssimativa, forse colpa di segnali errati, ma Mario non c'è più. Questa volta non è sopravvissuto come nella guerra d'Africa. Questa volta non c'è più. Mario se n'è andato per sempre. Non c'è più. Colpa forse di un destino partito da lontano. Mario. Mario, Mario. Sono il Salvaneo. Quanto che già era che non te vedevo. Dove sei stato tutto questo tempo?
o mi hai trovato? Sulla luna non te lo sei. Ah sì? E allora perché ti si torna sulla terra? Cosa vengo a fare Mario sulla terra? I campi non che sei più, non che sei più posto per noi altri. Mario, te me avevi fatto una promessa. L'albero sul canal Bisato non che sei più ilogata ya. Per far che posto alla città che avanza ilogata ya, Mario. La mia casa, Mario, te me avevi promesso. Salpaneo, Salpaneo, non sta andare via. Vien qua, vien qua, vien qua. Mario, non venirmi trio. Lasciami stare, Mario. Resta, Salpaneo. Perdonami. Lasciami andare sulla luna, Mario. Non sta a venirmi trio. Ecco, vedito, Mario. Adesso te che pesta la mia peca. Non se può pestar la peca del Salpaneo. Ti ricordi, to Mario? Te lo diceva sempre tuo nonno. Sta attento, Mario. Che se te capiti nella peca del Salpaneo, te rischi di perderte, di non trovar più la strada per tornare in drio finché non spunta il sole e il gallo non canta. La nebbia, la nebbia, la nebbia. Torre di controllo, mi sentite? Torre di controllo. Non risponde. Torre di controllo, mi sentite? L'ago persa, l'ago persa, no. Anche l'aeroplano non risponde più. Dove sono, dove sono, dove sono? In guerra, in guerra, sono in guerra. Salpaneo, Salpaneo, scusami se mi sono dismentega. L'albero, l'albero, l'albero sul Bisato, scusami Salpaneo. Ah, la mia canzone, senti la mia canzone, quella canzone che ai tempi della guerra mi piaceva tanto. Addio, addio amici, addio, sì, sì. Se ritroveremo un giorno, ci ritroveremo ancora. Yes, we'll meet again, we'll meet again, we'll meet again. Happy to know that as you saw me go,
But I know we'll meet again some sunny day. Mario se ne va per sempre, ma i suoi sogni restano. E Alte continua a espandersi. Lì davanti alla via Mascagni, proprio in strada, c'è un negozio di scampoli condotto da due sorelle con un brillante futuro, sempre affollatissimo. L'attività ferve dovunque. La moglie di Mario è una donna forte, coraggiosa, non si dà per vinta. Con l'aiuto del ragioniere e del caporeparto incoraggia gli operai, tratta con le banche e l'attività va avanti. Quando il figlio la sostituisce, allora l'attività della MEC decolla davvero. Ma il capannone di via Mascagni non basta più, l'impresa si sposta. Ma la favola, appunto, la favola della casa sognata da Mario in via Mascagni non finisce. Il capannone cambia proprietario. Nel 1978 sono muletti che vanno e vengono, è un commercio di lamiere. Gli operai sono però diminuiti, non c'è quel via vai di prima, quella vita di prima. Il padrone dell'attività è un giovane con una macchina sportiva di lusso che sembra più interessato a figurare e a divertirsi che a sviluppare. D'altra parte, da quando il lavoro dei campi ha lasciato il passo al lavoro in fabbrica, la gente non è più tutta casa, chiesa, famiglia, e i tempi delle stagioni e della natura vengono stravolti. Sembra quasi che la gente, dopo secoli di fatiche, voglia solo divertirsi e cerca sempre modi nuovi per farlo. Non si accontenta più del gioco delle bocce da Piero o di qualche scarto di briscola all'osteria. Ciao Piero, portami un altro goto de vin che noi altri pori veci qua giochiamo a brisco. Le vecchie osterie come quella di Piero hanno perso la clientela. Restano solo i vecchi là dentro a passare il tempo, giocare, chiacchierare, dir su dei tempi moderni. Ciao, guarda quante che inventa ancora. Tony, vien fuori. Ti che ti si sta in guerra, ti che te ha visto tutto il mondo, vien vedere. Ciao. Cosa sia che a roba è in cielo? Lasciami sugare le carte in pace, Piero, portami il goto. Tony, ma che sei come dei dischicciari che gira in cielo? Cioè, i sei quattro, i voia, i van a velocità che non si è mai vista. Ma dai, Piero, che tu bevo anche a te che sei imbriago. Portami il goto, non ho tempo da perdere in monade. Tony, noi siamo nate, vien vedere, qui sei davvero una roba stramba. Tony lascia una volta tanto il gioco delle carte, si porta verso l'uscio dell'osteria da Piero, va a vedere cosa sia quello che l'oste tutto spaventato gli vuole mostrare. Tony alza gli occhi al cielo e vede quella cosa che vola, luminosa, tra le nuvole e si mette ad urlare. UFO! I dischi volanti, gli extraterrestri, i se vengo a portarle via, i UFO! Non sono gli UFO, sono i proiettori di luce piazzati sul tetto del BOOM! Il BOOM, una delle prime discoteche d'Italia, nasce proprio a Talpe. Quelle luci che spaventano chi non ha ancora viste sono lì per chiamare i ragazzi e i giovani al divertimento. BOOM, nonostante le raccomandazioni del parroco. BOOM, nonostante le raccomandazioni alle figlie da parte delle madri. BOOM, nonostante tutto arriva il boom, musica e divertimento. Do you remember the 21st time in September? Love was changing your mind. Mars.
talking loud, singing, and a tune by tonight, remember, never the clouds away. E dopo le lamiere di via Mascagni arriva la carpenteria e questa conosce un grande sviluppo davvero, tanto che il capannone dovrà lasciarlo perché l'attività non trova più posto. E siamo agli inizi del XXI secolo ed è proprio nei primi anni del 2000 che due tipi strani, strani sì, ma capaci di fare incrociare i sogni altrui con i propri, Pino e Silvio, stanno cercando una casa per le loro idee, per i loro sogni, appunto. Alta e cresciuta, sì, certo, anche rubando spazio ai campi e spesso disordinatamente, senza un piano di crescita ben preciso, spesso. Forse tanti alberi dove erano vissuti altrettanti esseri magici e fantastici, come i Salbanei, erano stati abbattuti. E questo, si sa, non va bene. Ma Alte aveva dato anche tanto lavoro, tanto benessere. La gente era arrivata prima dai paesi vicini e poi da altri paesi più poveri, molto più lontano. In molti hanno cercato qui la loro casa, qui ad Alte. Alte ha visto arrivare gente di tutte le razze, di tutti i colori. Alte ha cominciato a sentire lingue diverse che si incrociavano, si mescolavano. Nuovi volti hanno cominciato a mostrarsi, nuove canzoni hanno cominciato ad essere cantate. Pascio pagnoli di romagni, me la ighe in cama. Pascio pagnoli di romagni, me la ighe in cama. Io mamo, io mamo, de mampagni, mamo, de mampagni, mamo, de mampagni. Mamo, the mampany, mamo, the mampany, mamo, the mampany. Bascio pagno di beige, la scorcori, prima usarela. Bascio pagno di beige, la scorcori, prima usarela. Io, mamo, the mampany, mamo, the mampany, mamo, the mampany. Mampagni, mamo, de mampagni. Bascio pagno di beige, la scorcori prema usarela. Io mamo, io mamo, de mampagni, mamo, de mampagni, mamo, de mampagni. Io mamo, io mamo, de mampagni, mamo, de mampagni, mamo, de mampagni. Bascio pagno di beige, la scorcori prema usarela. Bascio pagno di beige, la scorcori prema usarela. Io mamo, de mampagni, mamo, de mampagni, mamo, de mampagni. Io mamo, de mampagni, mamo, de mampagni, mamo, de mampagni. E la favola continua.
Pino e Silvio hanno un loro sogno e capiscono subito che può trovare casa in quell'edificio di via Mascagni, esattamente come era stato per Mario negli anni 60. In quel luogo, altececcato appunto, dove tutti lavorano come forsennati, dove l'unica attività sembra quella della fabbrica, Pino e Silvio si interessano di coloro che invece lavorare non possono o che hanno difficoltà a farlo. Sono 12 persone che devono trovare una loro dimensione, una loro casa, che devono vivere in quel luogo come tutti gli altri. Tra il cemento vibrato, l'olio dei macchinari di quel capannone, i due hanno la visione chiara di cosa sarebbe diventato quell'edificio. Una casa perfetta per i loro sogni. Hanno lavorato come matti Pino e Silvio e tutti gli amici della cooperativa Piano Infinito, per mesi senza orario. Si demoliva, si ricostruiva, si colorava, si sistemava, si imparava dai professionisti a passare fili, cavi, a collegare tubi, a posare piastrelle, pavimenti, a usare utensili, a montare impalcature, a curare il verde del cortile esterno. Molti sono venuti ad aiutare. La prima a nascere è una palestra che si apre alla città, anno 2003. Chi ci viene si ferma, chiacchiera con gli ospiti, si organizzano uscite e l'attività comincia. Poi i centri estivi con tantissimi bambini che riempiono di gioia e allegria quello spazio in cui dei sogni si sono incrociati e continuano a farlo. Ed ecco qui lo spazio, la cucina, un grande refettorio, la palestra con gli spogliatoi, una sala per l'attività di restauro e una per il relax, servizi igienici, ripostigli, magazzini, spogliatoi, uffici e molto altro spazio ancora. Altri bambini arrivano nel 2004 con le loro voci, i loro giochi, la comunità residenziale Gatto Miau. In quasi 11 anni di vita il capannone ne ha viste di tutti i colori, ma quello che conta è che il sogno di Mario, poi di Pino e di Silvio, e poi di tanti altri ancora continui, al di là del tempo che passa, del territorio che muta, dei successi, delle crisi. Importante è stare insieme, credere nei sogni, nel futuro, nella magia. Chi sei tu? Cosa ha avuto? Sono Salbaneo. Insomma, non te sei indasso a luna? Eh? Non te che dito che qua sulla terra nessuno te voleva più? Agò trova un albero. Un albero alte. Non se mi affassi, eh? Con tutte ste case, con tutti sti capannoni, sta confusione de strade. Se mi affassi, è setto. No, non un albero vero come quello sul canal Bisato, ma un posto dove che c'è gente che crede che se possa volare. Un posto dove mettersi in pie, a testa alta, sdargare i brassi e partire. Col vento e con i sogni verso un mondo che finalmente possa credere di nuovo che la magia esiste, che le favole le esiste. E dimmi, Salbaneo, un posto così, dove lo che ti trova? Ciò, annotio se, in via Mascagni, no? Ad Altececcato, in via Mascagni numero 5 barra C. Demo con me. Prova di nuovo a volare, volare, volare. Penso che un suono così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu
dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, 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 yeah. Cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. E continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per noi. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare qua giù. Nel blu dipinto di blu, felice di stare qua giù. Nel blu dipinto di blu, felice di stare qua giù. Nel blu dipinto di blu, felice di stare qua giù con voi. Simone Piccoli al pianoforte, Sabrina Turri al canto, Pino Costalunga,
Non è caldo. Io mi devo andare. Siamo la neve del cane. Siamo il delfino che nuota nelle onde del mare. Il treno, il treno che lo trovo. Aspettando il viaggio. Siamo impressione, siamo espressione. E questa. Siamo insieme un bellissimo gruppo.
che io possa essere dannato se non ti amo. E se così non fosse, soffia il cielo, lo soffia il cielo, così. Il derubato che sorride ruba qualcosa al ladro, ma il derubato che piange ruba qualcosa a se stesso. Perciò io vi dico, finché sorriderai, tu non sarai perduto. Ma queste son parole che non ho mai sentito, che un cuore affranto si cura con soffia il cielo, lo soffia il cielo, così. Grazie. Bye.
Grazie. Vi salutiamo con un brano il cui titolo è Perché? E a questa domanda ci possono essere un sacco di risposte. Ah, yeah. Però il ritornello dovete cantarlo tutti con me. How many times do I have to try to tell you that I'm sorry for the things I've done? Start to try to tell you, that's when you have to tell me, hey, it's got a troubles only just begun. I tell myself too many times, but don't you learn to give your big mind shot? That's why it hurts about to hear the words to keep on falling from your mouth, falling from your mouth, falling from your mouth. So tell me. Maybe viciously unkind, but I can still read what you were thinking. And I've heard it said too many times that you'd be better off besides. Why can't you see this boat is sinking? This boat is sinking. Let's go down to the water's edge, and we can cast away those doubts. Some things are better left unchanged, but I still turn it inside out. So tell me, tell me. Madonna, siete proprio bravi. Yeah. This is the book I ever read. These are the words I ever said. This is the path I'll never tread. These are the dreams I dream instead. This is the joy that sun spread. These are the tears we shed. This is the fear, this is the dread. It's how to count the sound my head. These are the years that I spent, and this is what they represent. Ooh, this is no I feel. I think, do you know what I feel? So tell me why. Tell me. Mi serve un po' più di voce. So tell me.
Grazie a tutti, un applauso a voi. Un ringraziamento anche al nostro fonico, grazie. Grazie mille per l'aiuto.